Da un raro vinile con l'immagine del Crocodile discoteca in voga nell'Arettino negli anni 90 al vestito da sposa anni 80, fino ad arrivare all'homemade e gli oggetti realizzati interamente con materiale di riciclo. È andata molto bene l'edizione outdoor di fine estate, si fa per dire visto il meteo, del grande mercato delle Pulci, ospitata a Monte San Savino. Nonostante il caldo, l'affluenza c'è stata e con essa anche gli affari per i 120 espositori. E a mio avviso si incastona anche perfettamente in quello che è il borgo di Monte San Savino, perché noi qui abbiamo trovato una dimensione che poi è appunto una cornice perfetta in un certo senso per valorizzare tutto quello che è passato. Perché vintage, perché mi piace, perché è proprio una forma che è particolare, lo trovavo bello, perciò mi piace, cerco delle cose un po' particolari. Tra le curiosità anche oggetti realizzati in midollino. È una pianta in taglio piangente che viene lavorato con le macchine, c'è una posta, le fanno di tante misure, di tanti di diametro, da un millimetro fino a 7 millimetri. Ci faccio le veste fresche, ci faccio cestini, ci faccio le bomboliere, anche le bomboliere, guarda. Per i matrimoni? Per i matrimoni. Nel chiostro del Palazzo Comunale si è tenuta la Fiera dell'Arte e la giornata è stata l'occasione anche per visitare le bellezze architettoniche di Monte San Savino. Prossimo appuntamento l'8 settembre con Arti in Ponte, un'edizione però dedicata in particolar modo all'homemade a Ponte Buriano, e poi ad ottobre il mercato sarà nella sua versione più classica con gli oltre 600 banchi che invaderanno l'Arezzo Fiere Congressi. Sì, Ponte Buriano infatti sarà un evento completamente diverso, non siamo lì con il mercato delle Pulci, ma con una festa degli aquiloni, con gli artisti sul ponte romanico e un market vintage di artigianato, e poi il grande evento ad Arezzo Fiere Congressi 19-20 ottobre.